Siamo arrivati nel mondo dei dinosauri. Oh no, la valle incantata! La vera domanda è come fa una roba del genere a esistere. Però è sempre fantascienza. Cos'è stato? Sembrava qualcuno. Ma questo non è erbivoro, come... come dinosauro, o mi ricordo male? Forse mi ricordo male. Livello di corsa, di nuovo? Oh, si è incastrato, mi spiace. Ma poi ti rendi conto? Un dinosauro con una palla chiodata come coda. Cioè, che roba assurda. Da questa parte, forza! Madonna mia. Cioè, per essere così grande il dinosauro e così piccolo il mammut, sono veramente enormi. La tua mamma e il tuo papà hanno seguito le impronte della mamma dinosauro infuriata fin nel sottosuolo. In luoghi dove non erano mai stati prima. Eh beh. Eravamo finiti in una strana terra. Piena di strani pericoli. Avventure incredibili. E nuovi amici. No, non loro, ma lui. Buck! Tan tan tan. Eccolo qui. Quello è il negozio. Oh no! C'è qualcuno che è entrato in questa terra. Effettivamente dubito che una tigre... Sono nei guai. Oh, te la caverai anche senza di me. Sei forte. Effettivamente dubito che una tigre con i denti a sciabola possa fare qualcosa contro dei velociraptor. Ma posso andare nel negozio? Tanto sappiamo già che ci saranno dei cristalli a questo punto, tanto vale prenderli subito, no? Allora, muoviti lungo il dirupo. Questo cos'è? Cosa fa? Interessante. Allora, forse sai che, visto che ce ne sono già due di statue, dubito che sia... un negozio? Dici che potrei usare la frusta per procurarmi il cibo? Che idea! Nel senso che posso fare così e prenderlo? No? Ah! Carino! Bello! E anche con lui possiamo lanciare la roba. Fantastico. Vediamo. Ah, eccolo il negozio. Forza! Fatti avanti! Ed eccolo qui il cristallo. Ce ne sono tre addirittura. Allora, sono 700 più 550. Cavolo. E come immaginavo, ogni personaggio c'ha la sua vita. Potenzia il lanciatore di spore per controllare 10 spore. Consente a Sid di trasportare 20 lici. Proprio a caso tuo. La pianta che sputa contiene 40... Madonna mia, ma quanto spara lui? Spruzzo 60 gocce, allora. Dinosauro bersaglio, surf e colpo del dinosauro. Colpo del dinosauro. A noi ci conviene andare tutto sui cristalli per adesso. C'è qualcos'altro che potrebbe interessare. E prendiamo il rosso. Ce ne servono altri 350 per quello viola. No, quello blu. Il viola era il primo. Questo cos'è? Alhambra. Madonna mia, ma... che bel personaggio lui comunque. Molto veloce, molto versatile. Ha un lungo range per l'attacco. Complimenti. Quindi adesso... siamo a il primo cristallo, perché quello viola del negozio non conta mai. Premi L per spostarti rapidamente sui viticci. Ok, facile. Molto più che stare in equilibrio, quindi. Tanto di guadagnato per noi. Fammi indovinare, salta per fare un doppio salto, vero? Ok, lui sembra un po' arrabbiato, però vedo un quick time event. Questo cos'è? Ah, lui può distruggere tutti gli oggetti che vede per trovare altri soldi, in sostanza. È un quick time event. Sembra che dovrò aprirmi la strada con la forza. È un quick time event alla... come si chiama? Alla God of War.
Madonna mia. Questo non l'ha stordito, l'ha ammazzato con uno stalattite. Gli è finito dentro il collo ed è morto questo. Doppio salto e premi qua. Ok. Beh, il danno si vede comunque. Tanto lui può distruggere tutto quello che vede e prendersi tutto quello che vuole. Dentro una di ste rocce prima o poi troverà tipo qualcosa che non va. Una bomba. Un geyser. La distruzione del pianeta Terra. Oh, siamo a 350. Vediamo se posso già tornare al negozio. È per stare sicuri, non per altro. Che bello quando puoi fare backtracking tranquillamente in sti giochi. E prendiamo anche l'altro cristallo. Qua, cavolo, 400, 500 sono già 900. 1300, 1900. Porca miseria. Dobbiamo risparmiare un bel po' se voglio avere tutti quanti i potenziamenti per lui. O sperare di trovare una buona zona piena di ciliegie. Questi? Ah ok, pensavo fossero trampolini e invece sono solo foglie a tempo. Ok, andiamo sui viticci. Bello. Bella meccanica, l'ho già fatto, vai. Senza neanche saperlo, tra l'altro. Fighissimo. Grande bug. Complimenti. Dai, facciamoci un po' di scorta di soldini, che ne abbiamo proprio bisogno. Per saltare tra i rami, ok. Premi L in avanti per oscillare, ok. Calmo, aspetta. Io pensavo usasse la frusta prima di tutto. Uno e due. Girati e vai. Salta. Bravissimo. C'è qualcosa qua sotto? Sembrerebbe di no. Quindi andiamo avanti. Per fortuna che sto gioco, alla fine, trovare soldi non è così difficile. Però tutti quelli che voglio adesso sono un po' tantini. Scendi lungo e vita. Ah, carino, come il gioco di Tarzan qua, eh. Ok. Ma tanto scusami, ma le ciliegie mica sono... grazie. Non sono magnetiche per caso? Ok. Grazie. Da questo lato. Pensavo di averlo fatto un po' troppo tardi. Da questo. 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 Da questa parte. Questo è stato facile. Sembra che il dinosauro per saltare oltre i varchi. Ok. Dovremmo essere arrivati? Ah no, è ancora lunga, mi sa. Mi sa che è ancora lunga. Posso saltare? Esatto, dall'altra parte. Fammelo fare. Un po' alla Sonic Heroes qua, eh. O comunque a qualsiasi gioco di Sonic. Tutti i giochi di Sonic. Buttati di sotto. Non mi importa, voglio quel cristallo. Guarda, non mi importa neanche di doverlo rifare tutto il percorso. C'è il solo modo per scendere. Sì, se non gli schianti davanti alla faccia. Ok, ora sappiamo che il cristallo si trova qua sulla sinistra, quindi... Ok, non importa, tanto i cristalli comunque, una volta presi il gioco ce li conta. Giusto? Esatto. Quindi ora possiamo pensare tranquillamente a farci qualche soldino in più. Grazie. Di nuovo il dinosauro. No, l'ho saltato troppo tardi. Ok, questa volta l'abbiamo preso di testa e siamo arrivati. Questa è un'imboscata. Sconfiggi gli assalitori. Premi quadrato per attaccare. Grazie. Chissà cosa abbiamo fatto fino ad ora, voglio dire. Anche se la schiacciata così fa molto più danno. Ok, c'è qualcuno? Sì che c'è. Dai, vari attacchi usando dopo aver premuto. Ok. Consultare l'elenco degli... E cosa fa? Scusami. Madonna mia. Bellissimo. Guarda, non mi importa neanche qual è l'elenco delle combo. Se già sapere che ci sono delle combo è fantastico di per sé, quindi cos'è? Credo lo spara qualcosa. Lo spara patate. Nessuno si aspetterebbe di vedermi usare. Premi cerchio per sparare un proiettile, provaci. Nemmeno io. Sì, fammelo fare però. È diventato un FPS adesso. Ascoltami, faccio prima a fare così piuttosto che sprecare proiettili. Schivata con capriola, tiri premuto. Ok, e premi destra. Beh, dai, facile. Aiuto. Mollami. Chissà se è così che ha perso un occhio. Sto cretino. Beccati questo.
Ma non è che il gioco vuole che io il combattimento lo faccia solo con lo sparacose? Visto che sta continuando a spawnare. O a meno che... Scusami un attimo. No, ok, per un attimo pensavo che questi fossero tipo spawner. E allora, vediamo cosa dice la statua. Variando i miei attacchi si ottengono diverse combo? Eh già. E una donna come me non dovrebbe saperlo? Sì. Capisco, era giusto. Credo proprio che tu lo sappia e come, bello. Beccati questo. E beccati questo. Tanto è l'attacco più efficace, li fa fuori con un colpo, voglio dire. Perché sprecarsi oltre? Bang! E tanti saluti ai dinosauri. Ma io posso cambiare tipologia di... di proiettile? Mi sa di sì, eh. Bello il sistema di combo. Davvero, davvero bello. Questo è il negozio. Raggiungi la posizione del branco. Ci arrivo, dammi un attimo. Abbiamo comunque pochi soldi e a questo punto tanto vale tenerceli. Anche per il prossimo livello. Meglio non rischiarla. Fammi indovinare. Salta e ti aggrappi in automatico. Esatto. Tac. E tac. Salta però. Questo invece, che è rosso. Ok, premi E per passare dal lici alle armi. Premi cerchio per lanciare il lici. Fammelo fare. Ok, ho capito. Calmo. È una bomba. Letteralmente. Bello, 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 bello. Allora, calmi un attimo. Dove sono le cose che mi sparano? Eccolo là. Ma scusami, ma io non posso... No? No, posso. E allora, scusami. Vabbè, è per i... Dov'è? È per i gruppi più ampi, diciamo, la bomba. Però bello il fatto che lui possa variare anche su queste cose. Molto bello. Cavolo, il 2 non era male, però qua, sotto certi punti di vista, si sono impegnati mica male, eh. Ecco qua, e becca di questo. Però cavolo, siamo sempre un po' a corto di proiettili in questo modo. È per quello che ti metto il potenziamento a disposizione. Variamo, visto che qua è pieno di lici, tanto vale... sfruttarli, eccolo là. Beccatelo. Beccatelo anche tu. Lì ho visto un cristallo, aspetta che arrivo. Grazie. Te l'ho detto che il potenziamento... Ecco, fatto, grazie. Di ingigantire i cristalli era utilissimo. Ti permette di vederli praticamente tutti. Mi sa che non arriviamo a 1900 entro fine livello, però... Già avere una buona scorta di soldi anche per il prossimo sicuramente schifo non ci fa. Fammi indovinare. Con questi devi usare le bombe per ucciderli. Oh, basta. Basta un attacco in salto. Porca miseria, quanto siamo forti. Forza, forza, forza. Raggruppatevi tutti. Preso. Ah, ma non... Non uccide ad aria? Aspetta, allora. No, mi sa che uccide solamente... Uno alla volta. Fa niente, fa niente. Ci penso io. Se ne uccide comunque uno solo alla volta. Cercherò di rendere la cosa molto più pratica per noi. Grazie. Delle ciliegie. E becca di questo. Cavolo però. La frusta, oh. Mena di brutto. Molto di più dei proiettili. Tanto vale continuare con questo modo. Ecco qua. La frustata sulla schiena è la cosa che fa più danno in assoluto fino ad ora. C'è anche questi che palesemente sono più resistenti. Se non prendi bene il colpo, comunque ce ne vogliono due. Se li prendi sulla schiena, per loro è la fine. Sono il migliore! Cacchio sì. Ripeto, non arriveremo a 2000 prima della fine del livello. Ma più ne riusciamo a mettere da parte, secondo me, meglio è. Quanto ci mancherà ad arrivare, esatto, alla nostra destinazione? Ma li ho presi tutti? Mi è venuto adesso il dubbio. Forza, scappate! Fermi lì! Mi chiamo Buck, che sta per Buckminster. Non siete esperti di sopravvivenza? O sbaglio? No, stiamo cercando un nostro amico, è stato preso da un dinosauro. Ah, c'è sempre un amico e c'è sempre un dinosauro. Diciamo sul serio! Quelle tracce dovrebbero portare a lui. E che ne sai tu? La sua carcassa pelosa.
Li ho raccolti tutti, sì. Tutti quanti, perfetto.